Ci siamo, signori, 8 marzo, festa della donna, con loro delle ragazze veramente originali, vengono da Bolzano, giusto? Certo. Giusto? Giusto. Giusto. Okay. Smascheriamo un attimo, questa ragazza è una ragazza sincerissima, fammi sentire l'accento di Bolzano. Ciao, come no? Certo. Ciao, come no? Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Anche lei, anche tu di Bolzano? Anche io di Bolzano. Anche lei di Bolzano? Sì, sì. Ha tre bolzanine, tre bolzanine. Qual è la vostra specialità a Bolzano? La pizza. La pizza, la pizza di Bolzano. È famosissima. La famosissima pizza di Bolzano. Questa mi va via. Wurstel e Krauti, giusto? Sì. Io e spaghetti. Tu ci metti anche gli spaghetti sopra? Sì. Ecco, questa delle varianti sue. Spaghetti, Wurstel e Krauti. Tu ci metti qualcos'altro? Cucino. Io non cucino. Lei non cucina? Ecco. Lei mangia e basta, ecco. Perfetto, perché... Gente. È più intelligente, certo. Quindi la tua ricetta così speciale è la pizza Wurstel e Krauti e spaghetti. Spaghetti. E spaghetti. Sì. Ricordiamo il nome, che non gliel'ho chiesto a questa ragazza? Io, Veronica. Veronica è di Bolzano, nome si va bene? Giulia. Giulia, va bene? Rosaria. Rosanna, ecco. Rosaria, ecco, lei è quella più di Bolzano di tutti, ecco. Rosaria, in provincia di Messina. Rosaria, sì, è venuta qui al convento stasera, Rosaria, per delle dopo caratteristiche. Un lungo viaggio. Sì. Sì, in pellegrinaggio, sì. È andata? Siamo a piedi. Ah, siete venuti a piedi? Sì. Con i tacchi. Si vedono i scarpe comode, così. Ballerina. Certo. Riesci ancora a ballare un po'? Ciao, tutti i giorni. Ballo. Tutti i giorni, ma questa balla tutti i giorni. Ma Bolzano, cosa fai a Bolzano di bello? No, non faccio niente. Non fa niente, perfetto. Questa è la disoccupata di Bolzano. Sì. Anche tu? Anche io. Vi faccio compagnia. Ecco, vi occupate assieme? Sì, sì, sì. Da sole siete disoccupate, assieme vi occupate. Sì. Perfetto. Esatto. E Rosaria cosa fa? Prega? Bravo, io prego. Rosaria prega che loro due trovino un posto di lavoro. Sì. Quindi Rosaria, fammi un appello a tutte le amiche del mondo, se possono assumere, perché... Assumete queste due belle donne. Perfetto. Cosa sono brave a fare? A cucinare. Quindi prendimele meglio, perché sennò qua... Rosaria è una ragazza sincera, non ha più parole, ecco. Rimangono disoccupate, ecco. E Rosaria prega ancora, perfetto. Ma ecco, però signori e signori, vi devo dire una cosa. Devo svelare il mistero, perché da casa non l'avranno capito. Dici. Ok, ditemi un augurio alle donne nella vostra lingua madre. Ok, sei pronta? Vai. Aspetta, vai te? Tanti auguri belle! Nella lingua madre? Sì. Ah, questa è la tua lingua. Quella metà vera. E metà. Metà, quella vera. Questa. Ci pensa la Rosaria. Vai Rosaria, che bello augurio alle donne. Tanti auguri donne. Queste parlano in italiano, una cosa incredibile. Ecco, va bene, diciamo. Ecco, altre donne in arrivo. Ciao! Perfetto, perfetto. Ok, salutiamo tutti. Ciao! Dall'Italia giù, da Bolzano fino a sud, fino a Messina. Ok, ciao donne, ciao, ciao!